Ciao a tutti da Vittorio. Una delle cose che è emersa dalla riunione di ieri sera fra Lotito e Sarri è che Lotito cercherà di soddisfare l'allenatore. Sarri ha chiesto 5 innesti: un terzino sinistro, un play, un sostituto di Milinkovic-Savic, un esterno destro d'attacco e un centravanti. Il centravanti è l'unico che è arrivato fino adesso e lo vedremo prossimamente nelle prossime amichevoli della Lazio all'opera sicuramente. Però mancano quattro tasselli importanti. Importanti perché numericamente la Lazio adesso ha tre terzini, perché Fares, l'abbiamo capito, non rientrerà nel gruppo. Il play perché Marcos Antonio non ha convinto Sarri e Cataldi al momento è l'unico, visto che Vesino verrà dirottato come interno di centrocampo. È andato via Milinkovic-Savic, devi prendere un interno di centrocampo forte, per cui manca un secondo giocatore a centrocampo e poi manca un esterno d'attacco perché la Lazio al momento ha solo tre esterni d'attacco. In una squadra che gioca 4-3-3 ne ha bisogno di quattro titolari. Per questo la Lazio deve comprare questi quattro calciatori. Ma quello che ha detto Lotito a Sarri ieri è che due proverà a prenderli subito, entro fine settimana, e ho già fatto un video a riguardo di chi saranno questi due. Però Lotito ha anche detto a Sarri e ha fatto intendere a Sarri che gli altri due potrebbero arrivare a fine agosto. Sicuramente non una notizia bellissima, ma c'è un motivo. La speranza di Lotito è far passare il tempo per mettere alle strette i club e poter prendere questi due calciatori a un prezzo inferiore. Ci sono i vari esuberi delle squadre. Se queste squadre non riusciranno a liberarsi di questi esuberi, a fine mercato inevitabilmente il prezzo scenderà. E questa è la speranza di Claudio Lotito. C'è una logica in tutto questo, no? Se io compro un giocatore il 1° luglio, magari lo pago un prezzo più alto. Se invece arrivo a fine mercato e il giocatore è ancora lì, puoi offrire un prezzo inferiore e vedere il club avversario accettarlo. C'è ovviamente, come tutte le cose, il rovescio della medaglia. È vero, se il giocatore è ancora disponibile al 31 agosto, significa che non ha mercato e quindi il prezzo deve inevitabilmente scendere. Ma il rovescio della medaglia è che magari quel calciatore il 31 agosto non c'è. Magari il 31 agosto quel giocatore è già andato via, è già stato comprato, è già stato venduto o magari è anche andato in prestito. Ecco, il pericolo di aspettare l'ultima settimana è che rischi fortemente che quel giocatore, ovviamente se ha qualità è una cosa che può succedere, sia già andato via, sia già stato venduto. E quindi è ovvio che da una parte Lotito spera di vedere il prezzo crollare, dall'altro c'è il pericolo che quel giocatore non sia più disponibile. Ovviamente non è solo quello il problema di aspettare l'ultima settimana o gli ultimi giorni. Il problema è che se compri un giocatore il 1° settembre, come ho già detto, il campionato è già iniziato e quindi hai già perso 2 giornate senza avere i nuovi acquisti a disposizione. L'altro problema ovviamente è che c'è poco tempo per allenarli, perché il campionato è già iniziato, non ci sono amichevoli e quindi rischi di dover perdere tempo per far adattare nuovi schemi ai nuovi giocatori. Non mi sembra una soluzione ottimale. Certo che se tu riuscissi a prendere almeno due nuovi acquisti questa settimana e posticipare gli altri due a fine agosto, diciamo che sarebbe una via di mezzo. Se due li prendi adesso e gli altri due dopo, è una soluzione che non è ottimale, ma soprattutto se prenderai quattro giocatori forti, posso accettare, posso approvare, anche se preferirei ovviamente tutti e quattro adesso. Però, visto le difficoltà che ha avuto la Lazio finora nel mercato, già avere due nuovi acquisti entro domenica sarebbe un grandissimo risultato. Non mi farebbe impazzire vedere gli altri due arrivare a fine agosto, ma se almeno due arrivassero a fine settimana sarebbe almeno una soddisfazione. Diciamo che è un punto d'incontro che non mi fa impazzire, però almeno ci sarebbe un accordo, ovviamente se Lotito rispettasse i patti. Non è una cosa che mi fa impazzire, ma ve la volevo dire. Voi che ne dite? Andrebbe bene così? Scrivete un commento qua sotto e mi raccomando, mettete mi piace a questo video.